ringrazio le compagne e i compagni dell'invito. Come Fondazione Comunista siamo molto contenti di partecipare a questa preziosa, secondo noi, iniziativa. Preziosa e affollata, altro elemento positivo, con un dibattito che personalmente lo riporterò all'interno del mio partito, che si dimostra ricco, interessante, aperto a molte prospettive, non come spesso viene disegnato, sterile e demodere, come qualcuno si azzarda a dire, anzi, ricco di stimoli, importante da questo punto di vista. Io ho pensato tantissimo all'intervento, lo dico personalmente, all'intervento del mio amico, oltre che compagno, Alessandro Ferrer, perché ha disegnato quello che è uno scenario che a me piacerebbe vedere per i comunisti, quello di un... di comunisti che sono capaci di muoversi in uno spazio aperto dicendo io sono comunista e di costruire insieme agli altri e alle altre anticapitalisti di questo paese, di questo continente, un modo di fare politica e una prospettiva politica radicalmente diversa. Dico soltanto una cosa per spiegare le ragioni, perché sono anche molto contento di intervenire. Nel 1989 ci hanno detto che col crollo del muro di Berlino l'Europa diventava libera. Oggi c'è un muro in Grecia con la Turchia, c'è un muro in Bulgaria verso la Turchia, c'è un muro in Ungheria verso la Serbia, c'è un muro a Calais verso la Gran Bretagna. Sta diventando un continente di muri, un continente fortezza. Io mi occupo di immigrazione, un continente che è capace soltanto di respingere e di allontanare quelli che non vuole accettare. E questo è il continente del capitale che ci prospetta in questo momento il gruppo dei 19 che si sta riunendo nel tempio di Bruxelles per decidere che fine deve fare il popolo greco e le istanze di democrazia del popolo greco. Beh, perché secondo me i comunisti già sono uniti da una cosa del genere, sanno da che parte stare, sanno che quelle mura vorranno batterle e sanno che con quel popolo greco che ha dimostrato domenica scorsa una stupenda e immensa dignità si troveranno sempre al fianco. Io penso che da basi del genere si possa partire per costruire un soggetto in cui saremo tutti uguali, no, saremo capaci di litigare in continuazione forse, ma saremo capaci, io spero, mi auspico e lavorerò per questo insieme a quante e quanti di quello vorranno, per dare una prospettiva politica diversa a questo paese e a questo continente. Beh, a me vedere tanti compagni e tante compagne partendo fa sperare di sì. Quindi grazie e buon lavoro.